l'acciaio o la vita a Taranto? L'acciaio serve se è in funzione della vita, se non è in funzione della vita non serve. L'Ilva significa lavoro, ma non significa ricatto occupazionale. Se tolgono l'Ilva, la città è morta. L'Ilva, il fumo, le ciminiere, brutto, mamma malata, medici, bambini che non hanno conosciuto neanche i nonni. Quel che muoiono di più sono i bambini a Taranto, che nascono già con il tumore. Tu lavoravi all'Ilva? Io lavoravo all'Ilva, mi ha dato da mangiare, le conseguenze stiamo pagando adesso noi, sulla nostra pelle. Questo è tutto... Sì, è minerale. E tutte le facciate sono così? So, sì, tutti, è tutto così. L'inquinamento c'è nell'aria, nelle persone, non nelle cose. Per mangiare tu, devo morire io. Sono passati 8 anni dal sequestro. Ci sono una media di 2-3 giorni al mese di cosiddetti wind days. Il quartiere d'Amburi completamente sommerso di polvere. Guarda, tutto rosso, 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 rosso. E ci manca anche la copertura che si smonta e ci cade anche sulle nostre teste. Chi continua a lavorare nell'ex Ilva e chi vorrebbe la sua chiusura. Conciliare salute e lavoro qui sembra impossibile. È contento di essere l'arcivescovo di questa città? Contentissimo. Sono arrivato qui dopo 27 anni di missione in Brasile. Questa terra è straordinaria, la gente c'ha una fede genuina. Questa è l'Ilva che si osserva da tutti i punti di vista. Resta una minaccia che da un momento all'altro ti capita un funerale per la sicurezza sul lavoro, una morte di qualche bambino e ragazzo. Non c'è l'Ilva. Qua non c'è più vita, non c'è più lavoro, non c'è più commercio, però nonostante tutto Taranto è sempre una bella città. Stati licenziati perché non c'era più lavoro. Ma com'era lavorare all'Ilva? Tieni presente quando vedi i film degli horror, uguale. Non c'era sicurezza, inquinamento. Se tu vieni la notte e ti metti di qua, a tutt'ora che anche c'è la disoccupazione, vedi una cappa tutta rossa. Perché la notte mettono gli impianti al massimo per lavorare. Se dovessimo usare le parole di Papa Francesco, Taranto ha sofferto un debito ecologico che l'Italia deve pagare nei confronti della città. Taranto ha prodotto acciaio per tutta l'Italia, il migliore acciaio e per l'Europa, ma cosa ha avuto? Ha avuto sin dall'inizio dei morti, già nella costruzione quando era il tempo dell'Italsider e poi durante anche tutto questo tempo. L'invito che sempre sento nel cuore è che questo debito sia pagato, che si dia una svolta radicale alla situazione della fabbrica, perché così non può andare avanti. Non si vendono più le case. Sono tutte svalutate. Con Ilva ho seguito dei cittadini che abitano in quel quartiere lì, il quartiere Tamburi, nell'azione risarcitoria nei confronti di Ilva per di aver subito per anni queste immissioni di polveri provenienti dallo stabilimento. Non solo ci abbiamo rimesso la salute, ma adesso io voglio sapere, i danni hanno chi ce li paga? Qui dovevi stare sempre, finestre chiuse, automaticamente.
Ad oggi non abbiamo ancora delle certezze che ci dicono, come noi abbiamo richiesto di sapere, che questa produzione non sia pericolosa per la salute, soprattutto dei lavoratori che ci sono dentro e poi dei cittadini che abitano nelle vicinanze dell'impianto, e nello stesso tempo non abbiamo certezza su quello che si vuole fare di questo impianto da qui a qualche anno. Saremmo denunciati tutti quanti per quanto minerale abbiamo all'interno del nostro corpo. Cioè, nonostante i problemi, nonostante si parla di acciaio, si parla di lavoro, non si parla di salute. Lo Stato lo sa che i bambini si ammalano, sì, però che cosa ha fatto? Nulla. Cioè, noi con una raccolta fondi insieme a Nadia abbiamo raccolto tanti soldini, abbiamo venduto quasi 70.000 maglie. Oggi a Taranto c'è il reparto di oncopatologia pediatrica chiamata Nadia Toffa.